Alex Lind è il nuovo centravanti del Pisa. Riuscirà a far non piangere il mancato arrivo di Coda e probabilmente la Padula? Tra poco proveremo a rispondere a questa domanda. Ma prima, se ti piacciono questi contenuti e ne vuoi vedere di nuovi, ti prego di seguire la nostra pagina sui social e non perderti niente dei nerazzurri. Probabilmente se guardi questo video sei un tifoso del Pisa, per cui il mio consiglio è di fare un salto da Tifo Pisa in via delle Case Vecchie 12 a Fornacette. Lì potrai trovare materiale ufficiale, abbigliamento per adulti e bambini e tantissimi gadget legati alla squadra nerazzurra. Tifo Pisa è anche punto vendita dei biglietti per le partite dei nerazzurri. Detto questo, andiamo a conoscere il danese Lind, un colpo importante per i nerazzurri visto l'investimento di circa 3 milioni di euro per l'acquisto del cartellino del classe 2002. Lind è cresciuto nelle giovanili del Silkeborg fino ad arrivare giovanissimo al debutto in prima squadra, quando aveva circa 17 anni. Con la casacca biancorossa del team danese ha collezionato nella massima serie 64 presenze condite da ben 18 reti, mettendosi in evidenza e segnando anche in Europa League 2 presenze e un gol e raggiungendo la convocazione nella nazionale Under 21 del proprio paese, con cui ha già messo a referto 2 presenze. Lind è un attaccante di 22 anni, 186 cm di piede destro, trattato la scorsa estate dal Bologna come vice Zirkzee. In patria viene considerato un cecchino e, pur non essendo rapidissimo nello stretto, è molto bravo a falsarire la squadra difendendo bene la palla e smistandola con precisione, ma riesce anche a dare profondità vista la decisa progressione. È un destro naturale, come detto, ha una tecnica individuale molto basilare, ma è sempre attento a controllare il pallone in maniera precisa e ordinata. È bravo a condurre la sfera e, grazie alla sua imponente struttura fisica e la sua potenza, è difficile da arrestare nelle sue progressioni, palla al piede se non con un fallo. Insomma, è un classico centravanti d'area di rigore, dove spesso trova la giusta rapidità di esecuzione per beffare gli avversari. Infatti ha un ottimo fiuto del gol e sembra sapere in anticipo come e dove far passare il pallone per realizzare le reti. Non è un grande colpitore di testa, abilità nella quale, considerata la sua fisicità e la sua altezza, andrebbe migliorata. Pur avendo tra le sue caratteristiche anche un certo altruismo nel giocare insieme alla squadra, Lind può migliorare nella scelta della giocata. Grazie alla sua fisicità, come dicevamo, e alle sue giocate col pallone, potrebbe servire certamente più assist. Sarà curioso vedere le sue capacità tecniche e fisiche in un campionato come la Serie B, con una fase difensiva aggressiva e organizzata. Il suo operato dovrà essere valutato nel lungo periodo, visto che anche lo scorso anno partì con ottimi risultati, subendo poi una lieve flessione nella seconda parte di stagione. Qualcuno forse la considera una scommessa, ma visto l'investimento, come dicevamo, la qualità ed un reparto che ad oggi va riempendosi, fa pensare al fatto che la società Giuseppe Corrado e Alexander Knaster punti forte sul danese.